Tante volte succedono questi miracoli grazie alla comunicazione. Avete visto, è il primo lavoro in assoluto a livello mondiale, parlo, che naturalmente ha avuto anche il consenso del governo di Pechino e naturalmente perché la gente spesso parla di Padre Madhurisi ma non capisce la figura com'era di quest'uomo. Da quanto in un viaggio con Madre Teresa, che è una mia parente, Teresa di Calcutta. sì, da parte di mia madre, perché madre di mia madre, madre di Madre Teresa, le loro madri erano praticamente cugine, e lei in un viaggio che avevamo fatto, l'ho fatto conoscere a un pittore albanese che doveva L'hai fatto diventare conoscere a chi? a Madre A Madre Teresa, Teresa. sì, l'ho portato, gli ho detto madre oggi vieni con me, dice quanto tempo dobbiamo stare? Dico, non lo so, 2 ore, 3 ore, vediamo, ti Io mi porto in piace un, un no? Allora l'ho portato da questo pittore,带他跟一个画家见面，che è di nome Lin Delia, Lin林Delia,德利亚。uno dei più grandi pittori dell'arte sacra, e durante questo, quando ha visto, mi ha fatto molto piacere, l'ha dipinto in tutto il modo, disegnato, eccetera, e rimasi colpito da una frase sua. Lui ha dipinto lei. Ha dipinto lei, mi ha fatto anche un ritratto insieme a lei nel suo studio, no? Rimasi stupito da una frase, ma lì per lì non capivo, perché dicevo, ma che vuoi che sia una suora, dice questa cosa, no? Mi disse, guarda, dice Johnny, tu che fai il regista, è importante ogni mattina, quando ti alzi, alzi la mano sinistra e cominci a domandarti sulle punte della dita, oggi cosa faccio per uomo? Per l'uomo, l'essere umano. Sì. Dice, con tuo mestiere, eh? Poi la sera, quando vai a dormire, se hai fatto una cosa per l'uomo, allora puoi ripetere sulla mano destra, dice, oggi ho fatto una cosa giusta per Dio. Per Dio. Se hai fatto una cosa bella per uomo, hai fatto una cosa giusta per Dio. Cioè, se l'hai fatta per ogni... Madre Teresa che ha detto a Sì. me, la Madre Teresa che ha detto a Deve me, succedere. ha presente, ma sai, sono due tempi differenti, no? Però in modo analogo, anche se erano vicini in India, nella Cina, no? La cosa interessante, sia Matteo Ricci che Madre Teresa, ambedue amavano questi contatti al vertice. Contatti Al al vertice, vertice. cioè lei andava a presentare, Madre Teresa presentava i poveri ai grandi, perché così dice, i grandi faccio avvicinare i problemi dei poveri. Per fargli conoscere la povertà della gente. Matteo Ricci, ecco, anche lui è iniziato da basso per andare al vertice dell'impero. Cioè due percorsi differenti ma uniti, perché tutti e due avevano la stessa fede. È geniale. Cioè, due differenze però forti, pazzesco. Cioè,很多很不同的。